Paolo Siano è pronto per la nuova battaglia, ma stavolta non gli interessa più di tanto diventare il cannoniere della propria squadra. Questa deve essere soltanto la stagione della vittoria, quella della storica Sarno calcistica. Siano ha mostrato l'anno scorso le sue qualità, vuole confermarle con una linea che però è aumentata moltissimo, visto l'arrivo di giocatori importanti, su tutti Michele Tarallo. Il capitano Granata comunque lancia il guanto di sfida alle avversarie del girone G. Ecco il suo pensiero. Alle porte di una nuova stagione, il progetto si è ripresentato più ambizioso dello scorso anno. Noi siamo pronti per questa rivincita perché quello che ci è successo l'anno scorso non ci è andato giù, quindi abbiamo voglia di riprenderci quello che è nostro. Tanti volti nuovi, soprattutto nei vari reparti, la tua sensazione, le tue impressioni, ma soprattutto un tuo giudizio, anche se sommario, su quello che fino ad ora avete visto anche quel di Norcia. Sì, io penso che gli addetti ai lavori qui hanno lavorato bene in estate, mettendo su un'ottima squadra. Adesso la risposta sta al campo, perché giustamente sulla carta c'è un tipo di squadra, però in campo si devono vedere i risultati. L'anno scorso te un grandissimo campionato, tante le reti, sicuramente i presupposti per poter puntare ancora alla conferma quantomeno di quello che è stato da parte di Paolo Siano. Sì, io come dico sempre darò sempre il 100%, magari si potesse ripetere lo stesso campionato dell'anno scorso da parte mia, però con un epilogo diverso. Sì, infatti, con una vittoria finale. Senti, noi abbiamo assolutamente bisogno di un grande pubblico per andare avanti, perché ci danno la carica giusta per affrontare ogni gara, quindi senza di loro possiamo fare ben poco.